Benvenuta su Reconnective Talk, è un piacere averti qui oggi. Ciao Cristina, sono molto felice di essere qui con te, grazie per il tuo invito. Emanuela Pastore Stocchi è membro dell'International Instructors Team e membro del Consiglio di Amministrazione di Reconnective Accademia Italia. Friulano di nascita, ha sempre vissuto tra Bologna e Roma. Per oltre 25 anni, Emanuela ha esercitato con successo come avvocata abilitata ai tribunali superiori. Ma questo mondo è diventato troppo ristretto dopo aver ricevuto la sua riconnessione personale. La sua formazione e la sua mente, decisamente razionale, convivono in grande sintonia con il suo spirito curioso, desideroso di apprendere e affrontare nuove avventure. Leggere è la sua passione, imparare è il suo bisogno, e mettere la sua esperienza a disposizione degli altri è la sua natura. In equilibrio tra positivismo e idealismo, tra materia e spirito, tra anima e corpo, Emanuela si dedica alla ricerca di ciò che coincide col suo sentire, studiando e sperimentando. Da sempre interessata allo studio delle vie del benessere e dell'equilibrio energetico, ha trovato nella Reconnective Healing la pratica che la corrisponde e alla quale si è dedicata con grande passione. Fateci sapere sui tuoi progetti attuali. So che stai lavorando con l'Accademia al prossimo One Experience in Svizzera e poi è in Italia, no? Certo, è proprio così, Cristina. Allora, noi adesso stiamo lavorando sul prossimo corso, che è proprio quello della One Experience in Svizzera, che si terrà fra pochi giorni, il 23 e il 24 di ottobre, ed è sarà tenuta in tedesco ed in inglese, ed è molto emozionante poter riproporre un corso in tedesco dopo alcuni anni in cui era mancato. E finito questo, il mio lavoro si dirigerà sulla One Experience italiana, che quest'anno si terrà a Bologna il 22 e 23 gennaio 2022. Sono molto felice di ritornare a Bologna, che è una città che, come sai, a cui io sono molto legata, ho vissuto molti anni lì, ho studiato lì, in un posto che tu conosci bene, tra l'altro, perché ci hai accompagnato in varie nostre esperienze. E se mi permetti, approfitto del tuo pubblico per invitare la maggior parte possibile delle persone che ci stanno sentendo a partecipare a questa, che sarà un'esperienza importante di grande espansione, naturalmente, di grande trasformazione, e sarà un'esperienza che sicuramente lascerà un segno indelebile nella vita di tutti quelli che ci parteciperanno, proprio come ha lasciato nella nostra. Qual è stato il primo momento magico che hai avuto con queste frequenze? Non negli effetti che sono manifestati intorno a te, ma in te. Raccontaci della tua personale scoperta delle frequenze della Reconnective Healing, per favore. Beh, guarda Cristina, come hai detto nella presentazione, ora in me convivono armoniosamente e anche in pace due parti molto contrastanti, cioè la mia parte logico-razionale e quella spirituale, diciamo spirituale, ma però non è stato sempre così, perché per la maggior parte della mia vita il mio emisfero sinistro, l'emisfero sinistro del mio cervello, è stato assolutamente predominante e quindi non mi ha reso mai facile l'approccio con certi argomenti, con argomenti che la mia vita non poteva analizzare, che non poteva comprendere, che non poteva accettare. E quindi il primo momento magico che le frequenze mi hanno fatto vivere, devo dire, è stato ancora prima che io entrassi consapevolmente in contatto con loro, solo per il fatto di aver sentito parlare, solo per aver saputo della loro esistenza. Loro hanno creato la loro prima magia, cioè quella di aiutarmi ad abbassare proprio tutte le difese, di abbandonare il mio scetticismo, di abbandonare probabilmente quella che era la mia paura, e di permettermi quindi di entrare nella mia vita e così, in modo così potente, ma anche nello stesso tempo così delicato. Questa è stata la prima magia, ma la seconda vera magia, quella che io però considero
Il vero miracolo è stato quando io ho ricevuto la mia prima sessione. E tu sai, perché conosci bene, mi conosci bene la mia storia, stavo vivendo un momento veramente difficile a causa di un evento doloroso che mi aveva sconvolto la vita. E quindi io ero molto arrabbiata, ero molto confusa, ero annichilita nel dolore e quindi ero incapace di affrontare qualsiasi decisione. Ed ero arrabbiata con quello che mi stava succedendo, ma ero arrabbiata anche con me stessa. Perché era la prima volta nella vita che io non riuscivo ad affrontare e a gestire una situazione difficile. E quindi con questo stato d'animo, ti confesso non con poco scetticismo, mi sono distesa su quel lettino e immediatamente, con mia grande sorpresa ti devo dire, le frequenze di Reconnective Healing hanno fatto quello che fanno normalmente, ma che per me in quel momento era veramente una grande sorpresa. E hanno riportato in me quell'equilibrio, quella lucidità, quella chiarezza che avevo perso. E quindi in brevissimo tempo poi mi sono riappropriata di me stessa e sono riuscita a trovare quella serenità che mi ha permesso poi di affrontare e di accettare tutto quello che non potevo cambiare, che era poi quello che mi faceva soffrire di più, quando tu sai che non puoi cambiare. Impotenza. È la tua impotenza, è vero. Quella che ti fa sentire più frustrata e ti fa sentire più male. Ecco, io ho accettato quello che non potevo cambiare. E invece ho cominciato a lottare come una leonessa per tutto quello che avrei potuto cambiare, per lottare per i miglioramenti che avrei potuto conseguire, che poi sono arrivati. Emanuela è una donna fantastica, una forza della natura, che ha affrontato grandi sfide nella vita. È stato nel suo ruolo di madre che ha incontrato la maggiore parte delle sfide e dei miracoli. Emanuela, siamo entrambe mamme di due vite, ormai adulte. So che è stato attraverso uno dei tuoi figli, Guglielmo, che hai conosciuto queste frequenze, che ti hanno aiutato a superare la grave difficoltà che hai dovuto affrontare come famiglia unita che sei. Un giorno, sul palco della One Experience di Milano, dove ho partecipato per 3 anni di fila con te e Guglielmo, ho detto che i miei figli mi hanno insegnato l'amore incondizionato per altre vite e che queste frequenze mi hanno insegnato l'amore incondizionato per me. In questo processo ricco e magnifico come il tuo, provi lo stesso. Sì, Cristina, è proprio così, anche per me lo stesso. Guarda, mi hai fatto una domanda veramente bella, veramente ricca e che ha già in sé poi tutte le risposte in realtà. Nel preambolo hai toccato dei punti molto profondi e di grande verità e te ne ringrazio molto. È vero, le mie più grandi sfide le ho dovute affrontare nel ruolo di madre. Infatti il difficile momento della mia vita di cui ho parlato prima è proprio riferito ad un periodo difficile che ho vissuto con uno dei miei figli. Però è altrettanto vero, così come hai detto tu, che nel ruolo di madre io ho visto e ho vissuto i più grandi miracoli. E il miracolo più straordinario è stato quello di scoprire e quello poi di vivere un amore incondizionato, quello che mi lega ai miei figli, ma che lega i miei figli tra loro e che ci unisce alla fine tutti e tre. Quello che ci ha permesso appunto di superare nei momenti difficili e quello che ci permette di viverlo quotidianamente insieme. Guarda, è veramente un miracolo quello che ci è successo. E devo dire che Guglielmo è stato il catalizzatore di tutto ciò e quello che ci ha permesso che tutto ciò accadesse, aprendo poi a me e a suo fratello le porte verso la Reconnective Healing. E quindi sì, la Reconnective Healing porta amore, perché la Reconnective Healing è amore. Mm-hmm. E così attraverso di lei ho anche imparato ad amare me stessa.
cosa che per me è stata un'impresa piuttosto difficile, visto che io sono stata il peggior giudice di me stesso per quasi tutta la vita, e mi ha portato nella giusta vibrazione e ha eliminato tutto quello che era dissonante con la mia vera natura. E quindi in questa nuova condizione sono stata capace di attirare tutto quello che è veramente giusto per me, e che quindi la mia vita fluisce in modo semplice, armonico, e mi ha insegnato anche a trovare in me tutto quello di cui ho bisogno. Mi ha insegnato che io sono abbastanza, che ognuno di noi è abbastanza, e dobbiamo ricordarcelo sempre, saperlo sempre. Mi ha reso equilibrata, mi ha reso sicura, mi ha reso una persona diversa, una persona migliore, una persona che io ora amo profondamente e con cui vivo finalmente in pace. E non è poco, Cristina. E che bello! Emanuela, ti sei dedicata a Reconnective Academia Italia, che ha anticipato ed è stata il laboratorio di Reconnective Academy International. E so che hai contribuito molto a questa squadra ogni giorno, discretamente, dietro le quinte. Come vedi? Come ti senti? Come descrivi questo momento che viviamo tutti insieme e che la tua famiglia ha fatto del catalizzatore, accogliendo insieme questo progetto di espansione della coscienza? Cristina, è davvero molto bello e molto importante il momento che stiamo vivendo insieme in questa esperienza della Reconnective Academy International. È un momento di grande progettualità e di grande espansione per tutti noi. E in effetti sì, mi sono occupata e ancora mi occupo della Reconnective Academy Italia, che è nata 5 anni fa, con il desiderio proprio di diffondere la conoscenza della Reconnectivity nel modo puro e più coerente a quelli che sono gli insegnamenti che ci ha dato il nostro amatissimo Eric Byrne. Ma poi è diventata molto altro ed ora è diventato un punto di riferimento per gli operatori italiani che vi vogliono partecipare e da loro un supporto continuo. Da questa esperienza è nata proprio la Reconnective Academy Italia, che è la naturale e straordinaria evoluzione. E lo scopo, come tu ben sai, è lo stesso, tu che lo vivi tutti i giorni assieme ad ognuno di noi, è diffondere la consapevolezza della Reconnective Healing, che in questo momento più, io credo, più che in ogni altro può davvero contribuire al cambiamento tangibile delle coscienze, perché stiamo vivendo un periodo molto particolare, inutile negarcelo, e in un momento come questo c'è bisogno veramente di ritrovare equilibrio, serenità e di uscire dalla confusione che è stata generata da questa situazione di incertezza. Sì. C'è bisogno proprio di appropriarci di noi stesso, ed è quello che fondamentalmente le frequenze ci aiutano a fare. E quindi il nostro team si dedica, come cosa macroscopica più evidente, alla formazione dei nuovi operatori, ma il nostro lavoro è anche molto più sottile e molto più anche molto più meno evidente, e i nostri operatori e noi stessi che lo siamo gli strumenti attraverso i quali poi le frequenze possono dispiegare tutta la loro grande potenza, e quindi lavoriamo insieme, come tu ben sai, con grande amore, con grande passione, perché questo si possa realizzare tutti i giorni, ogni momento della giornata, ognuno di noi. È vero? Vero. E abbiamo creato questo meraviglioso team, questa grande famiglia di cui sono veramente orgogliosa di fare parte assieme poi a tutti voi. E quindi mi chiedi come mi sento. Mi sento bene, mi sento felice, mi sento di far parte di un progetto importante, utile. Quindi sono molto grata all'universo che mi ha permesso di essere qui in questo momento, e sono grata a tutti voi ragazzi che condividete questa esperienza senza condizioni, dando tutto il meglio di voi stessi, tutto il meglio di noi stessi. E poi sono grata soprattutto a Guglielmo,
Guglielmo Poli, che con la sua visione veramente lungimirante e con il suo impegno instancabile ha creato tutto questo, ha permesso che tutto questo si realizzasse. E quindi è un grande impegno, una grande responsabilità, ma sono molto felice di esserci assieme a voi. Emanuela, la One Experience Svizzera. Ci vediamo il 23 e il 24 ottobre a Zurigo e dopodiché il 20, Italia. il 22 e il 23 gennaio a Bologna. E con te ci vediamo as soon as possible e ti ringrazio di cuore di questa occasione che mi hai dato. È stato molto bello parlare con te e ti voglio bene. Grazie mille, Emanuela. È stato un piacere averti qui. Ti voglio bene. Grazie, grazie di cuore Cristina.